Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti e Quesio. Il referendum sulle trivelle non raggiunge il quorum, i votanti si fermano al 32%, con i sì che sfiorano l'80%, i no al 20%. Il quorum è stato raggiunto in una sola delle 20 regioni d'Italia, nella Basilicata, epicentro dell'inchiesta petrolifera. In Umbria sono andati a votare il 28,4% degli elettori, per un totale di 192.370 persone su 676.000. Vincono i sì con l'82,77% contro il 17,23%. In provincia di Perugia 82,85% contro il 17,15%. In quella di Terni 82,54 contro 17,46. In provincia di Terni ha votato il 28,23% degli aventi diritto, record negativo a Ferentillo 19,35% e positivo a Castelviscardo 32,91%, avvicinata da Penna in Teverina 32,87% e Parrano 32,52%, mentre il capoluogo di provincia ha chiuso il 28,33%. Nel comprensorio l'affluenza più bassa si è registrata a Fabro con il 23,75%. Il Coricom Umbria, presieduto da Gabriella Micucci, ha concluso le procedure per la determinazione della graduatoria del concorso a premi Una TV vicina ai cittadini e ai territori, riservato alle emittenti televisive umbre, relativo all'ideazione e produzione di format televisivi nell'ambito del progetto TV di comunità avviato nel 2013 dal Comitato. Il miglior progetto è risultato quello presentato da Rete Sole, che si è aggiudicato il primo premio, posto d'onore a TRG Radio Gubbio, seguono TEF e RTUA, seguono dal quinto all'ottavo posto Umbria TV, Telegalileo, Nuova Teleterni, Umbria 1 e TV TV. Il previsto nono premio non è stato assegnato. I prodotti selezionati, ha commentato la presidente Micucci, sono di eccellente qualità, elaborati con un impegno culturale e tecnologico di tutto rispetto. Ciò servirà a dare la giusta visibilità mediatica ai servizi sociali e di volontariato gestiti dalle associazioni Onlus, sviluppando così quello che è il tema di fondo del nostro progetto TV di comunità. Con il concorso, spiega, abbiamo inteso promuovere la costruzione della notizia e dell'informazione a partire dalle realtà territoriali e dai cittadini per favorire lo sviluppo di un'informazione locale radicata al territorio. Si è parlato di sicurezza all'incontro promosso ad Orvieto dalla Lega Nord Umbria. Molti cittadini hanno ascoltato gli interventi del consigliere regionale della Lega Nord Umbria Emanuele Fiorini, del senatore Lega Nord Stefano Candiani, il segretario nazionale CONSAP Stefano Spagnoli e l'avvocato Guido Turreni. La giustizia in Italia, la legittima difesa, l'immigrazione, le criticità del territorio orvietano, queste e molte altre ancora le tematiche affrontate nel corso della serata. La Giunta ha adottato gli atti deliberativi che andranno a caratterizzare il bilancio di previsione 2016-2018 per le entrate tributarie. L'assessore al bilancio Massimo Gnagnarini a tale proposito ha dichiarato che il 2016 per Orvieto è stato un anno di svolta, dove le riduzioni e le abrogazioni di imposta stabilite dal governo centrale unite alla riduzione disposta dall'amministrazione comunale determinano un taglio sostanziale di circa 2,5 milioni di euro, che equivale a un taglio totale del 18% della fiscalità locale a carico delle famiglie e delle attività produttive. È stato un convegno molto partecipato quello che si è svolto sabato 9 aprile a Firenze presso l'auditorium del Consiglio regionale della Toscana dal titolo Geotermia Focus Toscana, organizzato dai comitati della rete nazionale Enogesi. I tempi per organizzare un focus sulla geotermia erano maturi, il governo infatti ha finora disatteso l'impegno preso con una risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati di emanare le linee guida su tale argomento entro ottobre 2015. Nell'attesa di tale normativa in Toscana, i progetti per nuovi insediamenti industriali stanno andando avanti in base a regole vecchie che non tutelano i territori, soprattutto per quanto riguarda la tutela ambientale e sanitaria. I 10 relatori invitati rappresentavano i settori professionali più legati al tema in discussione, una serie di interventi interessanti che si sono susseguiti davanti ad un pubblico attento e desideroso di capire meglio cosa sta avvenendo nei territori coinvolti, dai progetti di costruzione di nuovi impianti geotermici, centrali geotermiche che fino a pochi anni fa venivano percepite come una risorsa ed oggi vengono vissute come un problema per l'economia locale, la salute e l'ambiente. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti e Quesio torna puntuale tra un'ora.